Salve a tutti amici, bentrovati su TCG Television da Daniel. Quest'oggi siamo qui con un nuovo unboxing riguardante Nintendo 3DS. Perché iscritto al canale Telegram, ha visto che avevo ricevuto un pacco da Amazon e quel pacco conteneva proprio la copia di Dragon Ball Fusion nella Day One Edition di Amazon, che contiene un piccolo accessorio che è qui dietro ed è il keychain, il portachiave di Freezer. Fantastico. Oggi quindi ci unboxeremo questo gioco, andremo a conoscere il contenuto di questa scatola, anche se credo sia piuttosto misero, e andremo a provare il gioco con il nostro New Nintendo 3DS e conoscere i primi minuti di gioco. Drop it. A differenza delle altre copie senza accessori o bundle che siano, questa copia ha semplicemente un cellophane, come potete ben vedere, quindi non ha la pellicola ufficiale Nintendo con lo strap, anzi sì, è sotto, mi pareva strano infatti. Quindi andremo facilmente ad aprirla una volta, poi bisognerà riscartare la parte inferiore. È diversa da quella di One Piece, gioco di sempre di Bandai Namco, che aveva solo questa pellicolozza qui, che però conteneva nient'altro se non un DLC già presente nel gioco. C'era un codice, se non sbaglio, per scaricarlo. Ecco qui la nostra copia di gioco ed ecco qui il nostro portachiavi di Freezer. La scelta era tra questo e il portachiavi a forma di sfera del drago di stoffa, che era disponibile nella confezione Day One di una famosa catena di negozi che conoscete tutti. Tra le due, essendo io un amante di Freezer, non potevo che scegliere questa, per cui la scelta è stata praticamente obbligata per quanto mi riguarda. Ecco qui la nostra copia di gioco. Questa pellicola, anch'essa non mi sembra quelle ufficiali Nintendo, non c'è la linguetta da strappo. Intanto vediamo il retro della confezione. Potenziati per una fusione massima. Questo è un gioco GDR stile Japan, che ha degli elementi tattici perché ci si può muovere nel campo e gli spostamenti, la distanza e la vicinanza rispetto al nemico, anche la posizione determinano il tipo e l'effetto di alcuni attacchi. E inoltre avremo la possibilità di raccogliere e collezionare tantissimi personaggi dell'universo Dragon Ball e poterli fondere assieme. Praticamente ogni personaggio può essere fuso con un altro. Veramente fantastico. Bisogna creare il nostro avatar, come ci ricorda qui in alto, perché abbiamo un protagonista che saremo noi e possiamo crearlo a nostro piacimento, secondo le possibilità che ci vengono date per quanto riguarda la customizzazione del personaggio, le andremo a vedere assieme. E direi che possiamo scartare il gioco senza perdere troppo altro tempo. Però questa plastica piuttosto strana non mi permette una facile apertura. Credo che userò l'ausilio delle forbici. Vediamo un po' se mai una rapida incisione facciamo prima. Ok. Wow. Nostro gioco scartato sembra un po' smanettato, eh? La custodia non è in perfettissime condizioni, devo dire, però. Scoprì questo gioco, se ve lo ricordate, quando tornai dal Giappone e vi portai l'unboxing di una rivista prettamente dedicata ai giochi di carte giapponesi, in cui c'era la pubblicità del progetto Dragon Ball Fusion in uscita in Giappone, e mi chiedei proprio in quel caso se questo gioco sarebbe mai uscito in terra occidentale, in America. La risposta, fortunatamente, per questa volta è stata un sì, ed eccolo qui, infatti ce l'abbiamo tra le mani. Sulla copertina, intanto andiamo a vedere qualche immagine, abbiamo Goku fuso con Broly, il protagonista del gioco insieme a Pan, Trunks, Goten e Goku bambino. Sullo sfondo vediamo alcuni altri personaggi, tra cui Goku e Vegeta Super Saiyan Blue che combattono tra loro. Mi sembra di intravedere un Gohan qui, se non sbaglio. Vabbè. Ecco qui la nostra cartuccia di gioco, niente di trascendentale. Infatti all'interno abbiamo solo questo mini libro, non so cosa contiene, vediamo un po' se ci fosse qualche codice. No, non c'è nulla di interessante. Comandi di base: selezioniamo con la levetta e con il pulsante più, conferma con A, indietro con B, campo dell'avventura, va bene, quindi per spostarci nel mondo di gioco.
per salvare la partita, accendo al menu di pausa, seleziona salva. Vabbè, poi magari ce lo leggiamo con più calma. Non mi sembra che ci sia nient'altro da dire. Il manuale, ormai come ci ha abituato Nintendo, è solamente in digitale, quindi troviamo tutto all'interno della cartuccia. E direi che è arrivato il momento di inserirla nella nostra console. Eccoci nel menu principale della console 3DS con Dragon Ball Fusions. BNEI, non so cosa significa, credo sia Bandai Namco Entertainment qualcosa. E mi vedete un po' più oscurato perché ho dovuto spegnere le luci per favorire l'inquadratura del nostro Nintendo 3DS, altrimenti non si vedeva bene. E direi che possiamo avviare il nostro gioco. Nel frattempo tolgo il pennino che potrebbe tornare utile. Dati salvati iniziali non trovati. Inizializzazione dati salvati. Quindi sta creando il nostro salvataggio. Vediamo se ci sarà un intro degna dei giochi conosciuti ormai per Bandai Namco su, dedicati a Dragon Ball. Sto lento a creare questi dati, eh. Dovessi premere qualcosa, niente. Forse dovevo premere. Salvataggio, non premere il pulsante power. Ok, ci siamo. C'è anche Arale. Wow. Non so se l'eccessiva luminosità abbia aiutato molto la visualizzazione di questo video. Tant'è che ora siamo nel menu iniziale, premi il pulsante inizia. Abbiamo tre menu: avventura, multigiocatore che non so perché sia nascosto, o meglio inutilizzabile, probabilmente perché ancora non abbiamo un personaggio creato nella storia principale. Photo Fusion, credo che ci faccia creare o scattare delle foto ai nostri personaggi che fondiamo. E nel menu opzioni vediamo un po' cosa troviamo. Visuale verticale, normale o invertita. Visuale orizzontale, normale o invertita. Volume della musica, volume degli effetti e volume della voce. Io ridurrei un po' la musica. Magari, ok, gli effetti li mettiamo a 9 così la voce si sente bene. Premiamo il pulsante start, in modo che salvi i nostri progressi, o meglio le nostre impostazioni, e cominciamo la nostra avventura. Sbagliato tasto, eccoci qua. Creazione del personaggio. Vogliamo un personaggio terrestre. Abitanti della Terra, rapidi, abili, sia in attacco che in difesa. Mi ricorda molto Dragon Ball Xenoverse, quando ci fa scegliere la razza del nostro personaggio per determinare le caratteristiche di base. Saiyan, una razza combattiva dotata di coda, potenti ma piuttosto lenti. Namecciano, esseri con antenne e pelle verde, vabbè. Colpi dell'aura potenti, salute scarsa, ma direi che non è una scelta ottima, per meno o meno quanto mi riguarda. Oltraneo, sarà un Majin, sembra. Individui di altre dimensioni, sono versatili e abili nei colpi dell'aura. Interessante.
alieno, alieni originali di altri pianeti, lenti ma forti nel corpo a corpo, ricordano molto i Saiyan a questo punto come descrizione. Non ci sono, o meglio, sono in versione diversa gli alieni, perché su Xenoverse li ricordiamo molto simili a Freezer. E a questo punto la mia scelta ricadrà su... Ma possiamo anche ruotare il personaggio per vederlo meglio, però vabbè, direi che c'è poco da vedere. Escluderei il Namecchiano, il terrestre, simpatico l'ultraneo, direi che il Saiyan è quello che mi intriga di più al momento. Ovviamente maschio, vediamo un attimo il pattern femminile. Sono curioso a questo punto di vedere il pattern femminile anche degli altri personaggi. Questa è la femmina del terrestre. Sbagliato, scusate. Namecchiano non esiste femmina, effettivamente è giusto. Il Majin abbiamo femmina con la pelle blu. E l'alieno al femminile lo vediamo in questo stato qua. Però diciamo di rimanere sul Saiyan maschio. E possiamo modificare altezza, voce, pettinatura, colore dei capelli, volto, colore della pelle, colore degli occhi, colore abiti superiore e colore abiti inferiore. Io direi che per questo momento posso staccare il video, il momento di creazione, e vi farvi vedere il personaggio finale come è stato realizzato. Eccoci tornati, personaggio ultimato. Vediamolo velocemente. Questa è la sua, questo è il suo volto, capelli bianchi perché mi piace questo stile, occhi verdi e capigliatura molto corta. La voce ho scelto questa qui, ve la faccio sentire velocemente. Non si fa, non si può. Eccola qua. Bene. E il vestito su questo tema rosso e giallo era quello che mi intrigava di più. Bene, possiamo continuare. E premi il pulsante start, scegli il nome del tuo personaggio, non insegna informazioni personali o qualsiasi altro contenuto non appropriato. Quindi caratteri speciali non sono permessi. Tecca, ma no, non mi piace Tecca. Vediamo se riesco a inserire il mio. Perfetto, sì, c'è. Ma non abbastanza lettere. No! Per una L non entra il mio nome. Dannazione. Devo inventarmi qualcosa. Vabbè, lasciamo questo, mi sembra quello più ovvio. Usare questo personaggio? Che l'ho creato a fare, sì. Direi la risposta abbastanza scontata. Daniel, l'hai trovata? E questo è il posto vero, Peenich. Questo è uno dei personaggi principali che, se non erro, è un proprio un Saiyan. Iniziamo proprio dalle basi. Levetta analogica per muoversi. Bene. Niente di più semplice. Premi A per parlare. Sfera, sfera, andiamo. Sfera, dove sei? Non credo che funzioni così trovare una sfera. Credo che devo cercare la sfera del drago. Questi sono i limiti dell'area che, in cui possiamo muoverci. E abbiamo trovato anche la sfera del drago, che è questa qui. Molto bene. Sfere misteriose che esaudiscono ogni desiderio. E ora le abbiamo tutte e sette. Via all'evocazione. Come evocare? Non dirmi che dimentichi anche tu il desiderio. Ma l'ho dimenticato. Dai, è quello che abbiamo sempre sognato. Organizzare prima competizioni di arti marziali. Ah sì sì, la trama la ricordo perché l'avevo letta. Basta con i match che finiscono in pareggio. Basta con le squalifiche per l'uscita dal ring. Ecco perché ci siamo impegnati per recuperare le sfere, così da poter organizzare una competizione per veri lottatori. Una gara che ci dirà chi è il più forte. E adesso lo evoco.
appariscerò ed esaudisci il mio desiderio, giusto? Funziona. Ed ecco il nostro caro Shenron. Desidero la competizione di accensione definitiva. Scusate, voglio provare un attimo il 3D se esiste. No, non esiste. In cui il vincitore sarà il lottatore più forte di sempre. Non succede niente. Bene. Il tuo desiderio è stato esaudito. E in questo modo hanno fatto ricicciare fuori, credo, tutti i peggiori e migliori personaggi visti in Dragon Ball. Che cosa stai guardando? Io mi girerei. Stati risucchiati in un vortice. La parola fusion penso non ricordi solamente la fusione tra i personaggi, ma anche questa fusione di spazi temporali in cui da cui provengono tutti i vari personaggi. Pinch è. Sveglialo, colpiscilo. Cosa scaturirà questa cosa? Non lo so, proviamo a colpirlo. Che diavolo di tecnica è? Colpisci più forte. Dove siamo? Non hai idea nemmeno tu. Lì c'è una città, diamo un'occhiata. Stammi dietro, userò il volo. Ok, adesso possiamo volare. Segui Pinich. L'intera isola fluttua, lo vedi anche tu, Daniel? Beh, direi di sì. Con la levetta muoviamo la visuale. Ok. Poi. Era un piccolo task da passare. Andiamo a vedere. Segui Pinich, con R seguiamo il personaggio. Con R voliamo. Così con la levetta presente. Muovendo la levetta analogica possiamo guardarci intorno e con l'aiuto di R voliamo e nel mentre ci dirigiamo nella direzione che più ci interessa. Ops, sono andato un po' oltre. Il mio compagno parla. Facciamo una piccola casa. Puoi agganciarmi così non mi perderai. Premi Y per agganciare. Non lo agganciare. Premi R più B per scattare. Quindi con R voliamo e con B facciamo il super scatto.
Da quanto leggo sotto, anche muovendo qui sotto potremmo cambiare visuale. Tocca il touch screen, cambia visuale. Non mi sembra che funzioni, però. Ah, cambiano i dettagli sullo schermo. Altezza in cui ci troviamo, distanza dai posti e posizione attuale. Andiamo dentro, siamo arrivati alla Capsule Corporation. Non mi hai detto come si entra, però, caro amico. Ma così, direttamente, vuoi entrare? Sì. Semplicemente come per Pokémon, basta avvicinarsi alla porta e premere il pulsante d'ingresso. E troviamo Bulma all'interno. Parliamo con il nostro amico, non ha nulla da dirci. Esploriamo leggermente l'edificio prima di cominciare un discorso. Non c'è nulla da fare, a quanto pare, se non parlare con Bulma. Siete lottatori? Annoiscono. A quanto pare siete stati scelti anche voi. Lasciate che vi spieghi cosa sta succedendo. Sì, magari vorrei saperlo anch'io. Dove sono? Questo è un mondo creato da Sharon per decidere il migliore lottatore di sempre. Questo vi dicevo anche il nome, fusione, la fusione dei mondi. Cosa? Shenron? Shenron è un drago che appare quando si trovano le sette sfere del drago, lo sanno bene. E può esaudire un desiderio, qualsiasi esso sia. Devono essere le sfere che abbiamo trovato e il drago che è apparso. Chi sei, signorina? Siamo gentili. Che persona dolce e astuta, ci ha beccati, eh. Sono Bulma, la giovane che aiuta e organizza questa gara. Guarda caso. Si chiama torneo spazio-temporale. Vengono riuniti tutti i lottatori da ogni tempo e spazio per decidere chi è il migliore tra tutti. Il migliore lottatore in assoluto. E il nostro desiderio, il nostro sogno si è avverato, solo che è più grande di quanto pensassi. Come si partecipa? Per prima cosa dovete fare una squadra da 5. Poi potete raggiungere l'arena qui sopra e gareggiare. Vedete la torre di Karen di fuori? Volate lì in alto. Perché servono squadre da 5? Lo so, sembra strano organizzare delle squadre per determinare il miglior lottatore singolo, ma c'erano persone che bisticciavano su chi avrebbe combattuto. Alla fine ho deciso di fare squadre da 5. Che zocconi. Oh, scusate. Squadre, beh, se potrò affrontare Daniel va bene. Quindi immagino già che non sia nel nostro team. Combatti anche tu? Beh, ovviamente no. Aiuto solo per ripagare qualche favore. Allora, voi starete squadra insieme? No, come avevo supposto. Voglio vedere chi di noi è più forte. Non possiamo fare squadra, dobbiamo affrontarci. Capisco. Beh, sembrate dei veri e propri buoni amici. Chi? Io e Daniel. Beh, potete sempre fare una squadra quando la vostra sfida sarà finita. Immagino che il personaggio si sblocchi alla termine della storia, quindi ci permette di aggiungerlo al nostro team. E a questo punto credo sia un personaggio piuttosto forte, visto che si prende alla fine. Questa specie di 3DS futuristico della Capsule Corporation sta squillando. Peach, per piacere di conoscervi, Daniel e Peach. Parla. Sono CCFDR49ZQ. Un bottino creato per aiutare. Prendetelo, vi sarà indispensabile. Quando uscite dai loro un po' di spiegazioni, ok? Ricevuto, signorina Bulma, arrivederci. Tutto quanto sistemato, giusto? Ora sarà una sfida nel torneo spazio-temporale. Mi raccomando, presentati all'arena, Daniel. Il ragazzo è proprio interessante.
Ah già, Tanks e Gale dovrebbero essere qui in giro. Vagli a cercare, anche loro stanno cercando membri per la squadra. E se ti fai male, vieni da me e ti rimetterò in sesto. Quindi è una sorta di centro Pokémon versione Dragon Ball, questa Bulma. Quando vuoi fare una pausa, cerca un posto sicuro come questo. Poi premi Start e seleziona Salva. Eventi storia, segui Pinch, ricompensa, unisciti a Pinch, indaga in città. Quindi questo task è stato completato, trova Trunks e Goten, questo è il nostro nuovo task. La salute è stata ripristinata, ok. Quindi da qui possiamo salvare e abbiamo anche il nostro bel menu espanso rispetto a prima. Salva e continua. Il nostro personaggio si confonde un po' con il pavimento della sala di Bulma, perché anche noi abbiamo un pattern rosso. Voglio vedere un attimo cosa c'è nel menu. Possiamo anche trovare le sfere del Dagoda, come possiamo vedere dalla parte in basso a destra dello schermo superiore. Energia attuale, non so a cosa serve, credo che indichi alcuni tipi di energia riguardanti i vari personaggi. Ogni personaggio ha un suo tipo di energia, se non erro. E vediamo un po', squadra dovrebbe essere totalmente vuota, abbiamo solo il nostro personaggio che è di livello 1, ha 3040 punti vita, no, ha 50 punti salute, 3040 credo siano i punti esperienza, e poi ci sono diversi valori come la fortuna che è in valore 30, la difesa è piuttosto alta 116, colpo dell'aura 95, col CAC credo che siano i colpi fisici ed è 90. Eventi, vediamo cosa c'è in eventi. Nessuna informazione su un evento. Alcun evento incompleto. Allenamento. Elenco allenamenti. Mosse speciali. Mosse speciali 2, mosse speciali 3, mosse speciali 4, battaglia 1, 2, 3, vittoria 1, 2, 3, K1, 2, 3, uscite da ring, attacchi di supporto, cura, infliggere danni. Sono illimitati questi allenamenti, a quanto pare. Chissà se vengono espletati mano a mano continuando la storia, introducendoci al gioco, oppure dovranno essere fatti in maniera separata da soli seguendo questo menu. Per il momento non voglio entrarci, quindi andiamo un po' avanti con la storia. Le mosse speciali credo non ci siano, infatti. E direi che possiamo proseguire nella nostra storia. Proviamo a riparlare con Bulma. Perché non cerchi di darsi a goda? Ho capito, ho capito. Calma, calma. Usciamo. Sì. Ci tenevo se ci riuscivo a farvi vedere almeno un combattimento, ma non lo so se ci riusciamo perché sta andando molto per le lunghe questa prima parte. Mi chiamo Zico, opero come parte del radar spazio-temporale. Il radar spazio-temporale rileva le aure delle persone nelle vicinanze e le mostra sulla schermata del radar. In basso trovi uno screen in cui puoi vedere le schermate del radar. A quanto ho capito, per scegliere, trovare e arruolare personaggi per il nostro team, dobbiamo trovarli all'interno del gioco, quindi quando appaiono nella mappa, sconfiggerli e solo a quel punto possiamo arruolarli nel nostro team. La freccia al centro indica la tua posizione, mentre il punto rosso il segnale di un'aura. Quindi qua sulla mappa qui sotto, non so se si vede bene dall'inquadratura, ma abbiamo due punti aura rossi piccolini qui sotto. Al momento rilevo due aure con tutta probabilità appartenenti a Goten e Trunks. In passato 22 segnali come indicatore obiettivo da visualizzare, quindi probabilmente con Y possiamo agganciarli. Gli indicatori obiettivo possono avere una freccia in giù o una in su. Significato è piuttosto chiaro, la freccia in su indica che devi andare verso l'alto e la freccia in giù verso il basso. Non altro da spiegare, userà lo spazio temporale per raggiungere i due indicatori obiettivo. Quindi non è semplicemente una mappa a 360 gradi, ma anche in altezza, per cui è completamente sferica. Ok, possiamo volare e andare alla ricerca di Goten e Trunks che sono in basso a quanto pare. Acceleriamo un pochino, ecco, ho intruppato il muro, eccoli qua. Voilà. Non sono Goten e Trunks, ma sono Nappa e Radish. Credo che ci toccherà combattere. Che succede? Siamo chiamati per partecipare a una competizione. Che stai facendo, Vegeta? I livelli di forza dei tizi di prima erano molto alti. Hanno parlato di una fusion, giusto? Una strana tecnica per fondersi insieme, mai sentita. Piacere di conoscervi, Trunks e Goten. Non sono loro, Yota. E tu chi sei? Allora te la fai con quegli idioti? Deve esserci stato un errore, Daniel.
Tempismo perfetto, proprio voglia di combattere. Bene, siamo incappati nel nostro primo combattimento, anche non volendo. Sono infastidito, potrei anche prendermela con te. Comunque sono stanco di picchiare la gente nel modo più facile. Allora, qual è il tuo punto forte? Potenza, velocità o tecnica? Siamo di fronte alla nostra prima scelta importante del gioco, ovvero quale dei parametri peculiari sarà quello del nostro personaggio, potenza, velocità o tecnica. Possiamo dire che aumentando la nostra velocità andremo a bilanciare un po' la bassa velocità dei Saiyan, quindi creare un personaggio piuttosto equilibrato. La potenza è piuttosto alta per quanto sappiamo per i Saiyan, quindi andremo a incrementarla ulteriormente. La tecnica aumenta, penso, le specialità tecniche, forse i colpi dell'aura. Qua è una dura lotta tra potenza e tecnica. Sono piuttosto indeciso. Puntiamo sulla tecnica. Come Vegeta. Interessante. I combattimenti di tipo tecnica infliggono più danni a quelli di tipo velocità. I tuoi colpi dell'aura colpiscono una zona più ampia rispetto ai nostri, ma subisci più danni dai lottatori di tipo potenza. Ho brutte notizie per te. Io sono di tipo potenza. Come mi dispiace. Mi ricorda un po' Pokémon in questo caso, abbiamo il fuoco, l'acqua e l'erba che si combattono a vicenda, il fuoco batte l'erba, l'erba l'acqua, l'acqua il fuoco, in questo caso abbiamo che la tecnica batte la velocità l'attacco e l'attacco batte la tecnica. Il tuo livello di potenza non è niente di che, ti faccio perfino iniziare. Beh. Colpiscimi con un attacco corpo a corpo, voglio vedere quanto sei forte. Quindi CAC abbiamo capito che significa corpo a corpo. Controllo di forza. Ok, abbiamo una scelta obbligata. Non mi aspetto neanche a giudicare dai valori. Qui in basso allo schermo superiore vediamo la ATB, la Active Time Battle. Sarebbe l'ordine in cui intervengono i personaggi in combattimento. Abbiamo il nostro personaggio, dopodiché toccherà a Nappa in questo frangente temporale. Qui sotto invece abbiamo i punti personaggio, quindi quei 3040 non sono i punti esperienza, non so cosa siano. Il livello è 1. Vediamo un po', sconfiggi tutti i nemici. E qui sotto quello che vi dicevo, chi batte chi e chi viene battuto da chi. Ovvero, ripeto, la velocità batte la potenza batte la tecnica batte la velocità. E in questo caso ci fanno combattere subito con il nostro avversario peggiore, perché noi siamo tecnici e lui è potente. Vediamo un po'. Abbiamo selezionato il corpo a corpo e ovviamente colpiamo Nappa. Usa la leva analogica per scegliere la direzione da cui vuoi attaccare. Scegli la destra e potresti spingere via l'avversario. Forza, provaci, scegli una direzione, poi premi A per attaccarmi. Colpo. Ah sì, perché loro possono parare in una certa direzione, noi possiamo colpire in un'altra, quindi se colpiamo nella direzione in cui loro parano i danni sono ridotti, se invece colpiamo in una direzione non coperta dalla difesa dell'avversario infliggiamo più danni. E adesso tocca a lui attaccare, vediamo un po' se riusciamo a parargli il colpo. Punta nella direzione da cui pensi arriverà l'attacco, poi premi A per pararlo. Parato, molto ottimo. Sarà che è guidata questo primo combattimento, ma guarda un po', ben pochi possono rimanere in piedi dopo aver subito uno dei miei attacchi. Bene, vediamo cos'altro sai fare. Credo di riuscire a sparare un colpo dell'aura. I colpi dell'aura non possono essere parati, ma tanto con il tuo livello non riuscirai a farmi niente. Se lo dici te. Effettivamente è molto resistente. Colpo dell'aura. Scegli un bersaglio. Vai dove vuoi colpire. Quindi possiamo spostarci in quest'area e colpiamo da qua. Ne abbiamo tolto una munnezza, 196 danni. Colpo dell'aura quasi decente per un novellino. Beh, cosa succede? Combattimento interrotto? Non dimmi che è tutto qui, abbiamo appena iniziato a divertirci. Pensavo che avresti fatto meglio. Certo, se siamo più scarsi di Radish e Nappa la vedo dura. Sei sicuro che il punto forte sia la tecnica oppure hai capito male? Mai visto un tipo tecnico così così poco competente. Che ne dici di pensare bene se vuoi fare seriamente il tipo tecnica? Poi dimmi se credi veramente che la tecnica sia il tuo punto forte.
Se pensi di farcela come tipo tecnica, allora scegli tecnica. Il mio punto forte è. A questo punto, questa selezione mi mette in dubbio. Non riesco a capire se voglia farmi puntare sulla potenza, essendo io un Saiyan, oppure farmi tentare le varie scelte possibili per poi capire quale si addice più al mio personaggio. Sinceramente non lo so, però preferirei fare diverse prove a riguardo e capire un po', magari anche resettando il gioco, quali sono le scelte che mi offre questo titolo, che secondo me è veramente molto interessante e ci regalerà, mi regalerà, spero anche a voi se avete intenzione di acquistarlo, e spero di avervi stuzzicato un po' la fantasia con questo video. Per questo video direi che è tutto, mi sono dilungato anche molto, abbiamo visto l'incipit di un combattimento, pensavo di riuscire a farvi vedere uno più intero, magari con un personaggio più scarso, ma il gioco all'inizio, come tutti i GDR, sono piuttosto lunghi. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo presto con un nuovo video, ciao!